Siamo giunti in punta, grazie per essere lì. Io purtroppo non sento me terribile, non so, ma ah, ok, adesso non si sente più. Voi invece mi sentite ancora? Sì. Ok. Dunque, grazie per essere lì, purtroppo non posso dire qui perché non mi sono molto nome, ma sono molto felice di potervi fare questo breve saluto. Anche io voglio innanzitutto ringraziare Nicola, Nicola Capone, per questa giornata di incontri e la realizzazione di un suo sogno, un sogno a cui ho avuto la fortuna di partecipare, ho avuto la fortuna di condividere dall'inizio, che poi ha incluso tutti quelli che sono. E questo era il sogno di mettere insieme un ciclo di incontri ben seminariali sul testo per ecologia politica, come Nicola aveva già accennato, un ciclo aperto alla partecipazione di studenti dottorandi, ma anche di attivisti, docenti, e chiunque fosse interessato, rispondendo soprattutto al bisogno formativo rispetto alla società civile impegnata su vari fronti delle battaglie territoriali contro il esercizio e per la difesa dei beni comuni di campagna, battaglie che voi tutti conoscete bene. Da questa base si è poi deciso di allargare il progetto a una varietà di ambiti, di approcci, di sguardi e di sguardi, che possono fluire verso la costruzione di un discorso comune intorno al netto da ecologia e politica. Ora, scusate, mi fermo per chiedervi se mi sentite ancora? Sì, sì. Ok, benissimo. Questa esigenza non era puramente teorica, ma è nata dall'intreccio di una serie di legami personali e intellettuali che sono stati messi in comune e sono diventati rete. È così che l'ecologia politica del progetto iniziale è diventata plurale e il ciclo di incontri si è trasformato in un laboratorio in cui tra saperi e linguaggi diversi, prevalentemente umanistici, ma anche con forti collegamenti con le scienze sociali, quindi della storia, della filosofia, del diritto ambientale, dell'ecocritica, degli studi postcoloniali, degli studi di genere e così via. Quello che si sperimenterà nel laboratorio sarà appunto la possibilità di parlarsi e cambiarsi concetti, immagini, strumenti, non soltanto per capire la crisi ecologica contemporanea, ma anche per agirla, o meglio, per contraggirla. Il nostro desiderio è che questo sia un territorio di incontro più possibile libero da condizionamenti accademici e disciplinari, finalizzato a creare un sapere libero e critico, di cui c'è forte bisogno a partire da una crisi che è molto percepita e agita a livello internazionale. Dunque, il laboratorio sarà basato all'Istituto di Italiano Studi Filosofici, ma coinvolgerà una serie di altre realtà accademiche napoletane, dell'articolo secondo, dell'orientale, del oltre anche al stesso istituto sociale dell'Università di Coimbra, fatto da parte di io, Emanuele Leonardi, di Paolo Pistone, e il laboratorio di Environmental Humanities del Tecnici di Fukushima, a cui appartiene un Barnero e anche altri. Il progetto prevede che il laboratorio parta già nel prossimo anno accademico, ma non esiste ancora un programma definito. E la tavola rotonda di oggi pomeriggio, che sarà dedicata in gran parte alla condivisione dei diversi saperi, riguardi, approcci che confluiscono verso questa iniziativa, perché il dialogo su questo possibile programma possa cominciare con un contributo di tutti. Questa condivisione però sarà preceduta di incontri. A me è straordinaria di discutere uno dei temi chiave dell'ecologia politica del presente, quello che ormai non si chiama l'antropocene. Con questo termine si vuole significare l'era della prima crisi climatica ed ecologica planetaria che si possa definire in natura antropocenica. Ora, l'ecologia politica assume che questa definizione dell'antropocene come l'era dei cambiamenti climatici antropogenici sia fondamentalmente falsa e mistificatoria, quanto nasconde il fatto che il cambiamento climatico è in realtà risultato non di un generico rapporto tra umanità e natura, ma dei rapporti di disuguaglianza sociale, razziale, di genere, sino di specie, configurati dalla fine del patriarcato, capitalismo e razzismo. Dunque, l'utile ad essere una narrazione scientifica oggettiva del presente, l'antropocene è una narrazione tutta politica. E non si tratta, come si potrebbe pensare, di un dibattito veramente accademico e intellettuale. La posta
del gioco, infatti, è la definizione delle politiche climatiche globali, non solo climatiche, ma delle politiche ecologiche e planetarie, alle quali il mondo scientifico è chiamato a contribuire in maniera forte. Diventa quindi fondamentale realizzare una critica del concetto di antropocene prima che questo si solidifichi in un canone universalmente accettato. Questa critica, sono convinta, dovrà trovare modo di essere intersezionale, al tempo stesso femminista, come il queer, antipatriarcale, antirazzista e decoloniale, anticlassista e antifascista. Questa per me è la grande sfida di un'ecologia politica del presente. E la privilegio poter discutere di questo oggi con Jason Moore. È un grande piacere per me sapere che è lì con voi in questo momento. Ho conosciuto Jason nel 2012 a un simposio di storia ambientale a Coimbra, dove mi invitai a presentare le sue ricerche pianistiche sull'ecologia mondo nelle tappe della colonizzazione europea, dunque sulla colonizzazione portoghese di Matera nel mondo atlantico, ricerche che precedono e confluiscono verso la sua critica dell'antropocene, quella per cui Jason è ormai un punto di riferimento a livello mondiale. Ed è davvero un privilegio poter contare con una traduzione italiana del suo lavoro sul cambiamento climatico e il punto di vista di Carlo oggi con Gennaro Vallone è in linea ancora, in cui lavoro mio moltissimo, oltre che naturalmente con lo stesso Leonardo, che è stato uno dei principali facilitatori di questa vista di Gesù Annato. Quindi io spero davvero di riuscire a seguire la vostra conversazione nella realtà streaming e magari diciamo, di poter almeno per convenire nel dibattito.